Io non so chi siete. Non so che cosa volete. Se cercate un riscatto, sappiate che non possiedo denaro. Però io possiedo delle capacità molto particolari che ho acquisito durante la mia lunga carriera, che fanno di me un incubo per gente come voi. Se lasciate andare mia figlia, la storia finisce qui. Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia. Ma se non lo farete, io vi cercherò, vi troverò e vi ucciderò. Perché pensi che ci sarà sempre un giudizio nei tuoi confronti? Il giudizio è una valutazione che qualcuno dà di noi o di una parte di noi. E spesso ci sentiamo totalmente etichettati, ma solitamente questo ha un valore negativo. Ma quel valore, quel prezzo, glielo dai tu. E mi raccomando di non dimenticarti questo passaggio. Peggio del giudizio c'è solo il pregiudizio, cioè basarsi su un preconcetto, cioè costruire prima un'immagine di come sarà, in realtà potrebbe essere, quella persona. Ovviamente questo è un rapporto asimmetrico, cioè quella persona, quella che tu pensi che ti giudichi o che ti giudica davvero, tu me la metti sopra di te perché ti può giudicare. Il giudice è superiore all'imputato, vero? E quindi se vieni giudicato o giudicata, provi vergogna. Ecco, e forse è quella l'emozione cui fai fatica a dire basta, in cui fai davvero difficoltà a starci dentro. Ma se ci pensi, al massimo diventi rosso o rossa in viso, abbassi lo sguardo e poi, alla fine, facciamo un passo ancora più indietro. Tu gli altri non li giudichi, vero? Allora perché dovrebbero farlo gli altri? E se lo fanno, è sempre un'opinione, quindi non è proprio roccolato. Ti pare? Quanto spesso ti hanno davvero detto quelle cose che tu pensi di te? Quelle brutte cose che tu pensi di te? Te l'hanno detto davvero? Magari sì, in passato. E tu me le porti nel presente. E magari nel tuo futuro. Ma ne vale davvero la pena? Inizia ad esplorare e capire se davvero qualcuno ti giudica. Ok, magari ricordi quando eri a scuola, all'asilo o al primo tuo lavoro e ti hanno preso in giro. Ti hanno deriso. O ti sei sentita o sentito giudicato o preso in giro o chissà cos'altro e pensi che la situazione non sia cambiata. Sbagliato, non hai più 12 anni, 15 anni o quant'era, non sei più a scuola o se sei ancora a scuola ora le cose sono cambiate e devi poter pensare che le cose non sono e non saranno più così. Perché? Semplicemente perché non lo vuoi più, perché non vuoi più che siano così. Sposta l'azione sulla vera azione, sull'essere una parte attiva e non più passiva quando si tratta della tua vita. Essere o sentirsi giudicato è totalmente passivo perché ti blocca. Agire e andare verso i tuoi obiettivi è azione. Con il giudizio degli altri ci vai in banca? Facciamo un esempio. Ehi, sei ciccione. Ehi, sei brutto. E sei stupido. Ai brufoli! Quando andremo e andrò in banca con tutte queste stronzate che magari mi hanno detto e magari forse mi dico o ti dici da solo o da sola e ti faranno un credito sul conto corrente, ecco, questo potrebbe avere un valore. In banca non ci andiamo con gli insulti. Più temi il giudizio e più maschere metterai fra il vero te e il mondo intorno a te e più facilmente potresti risultare artefatto, macchinoso, fino a dire a te stesso che sei un bluff e quindi ti giudicherai e ti giudicherai malamente, penserai che tutto quello che hai è solo per fortuna oppure grazie a questa maschera che hai messo per fare in modo che agli altri tu piacessi. Pensa prima di tutto da chi proviene la critica. Il giudizio dato da una persona che incontri per strada, se è veramente detto da questa persona oppure non puoi sapere cosa pensa una persona se solo ti guarda, lo supponi basandoti solo sulle critiche che ti autorivolgi, è diverso da quello di qualcuno a cui tieni. E chi ci tiene davvero non ti dà un giudizio, ti dà un consiglio, ti dà un parere. Comunque sentirsi giudicati è come quando stai facendo manovra per il parcheggio e hai uno dietro che ti intima di muoverti o ti guarda spazientito. Cosa fai? Guidi nervosamente.
giusto? Ed è più facile che sbagli e magari lasci perdere quel parcheggio e forse magari te lo ruba proprio quello che tu pensavi che ti stesse giudicando. Stessa cosa quando sei al semaforo e prima ancora che venga verde, quello dietro a te suona. Ecco, cosa pensi di queste due persone al volante? Bene, benissimo. Guarda il timore e il giudizio diversamente, perché non ti serve a nulla, proprio a nulla. A presto.